noi come tutti gli anni diamo lavoro a diverse centinaia di persone. Quest'anno abbiamo suscitato l'interesse dell'opinione pubblica perché abbiamo assunto dei ragazzi cassa integrati, ma questo lo facciamo, diciamo, tutti gli anni. Magari non assumiamo dei ragazzi in cassa integrazione, ma assumiamo semplicemente persone che cercano lavoro. Non trovo niente di eclatante, anzi per me è stata una fortuna. La sfortuna di qualcuno che ha perso il lavoro è stata un'opportunità per noi per trovare persone già formate, preparate e subito efficienti già dal primo giorno di lavoro. Una bellissima storia di coraggio, di fiducia, di chi assume con nazionali, di chi assume con terranei, e la conferma che l'agricoltura può essere un'opportunità di rilancio, di lavoro, di speranza, di futuro per tanti cittadini oggi in difficoltà. Quindi una bella storia che merita di essere raccontata e merita di essere appunto narrata. Consapevoli che non risolviamo la crisi del lavoro in Italia, tuttavia questo è stato un segnale importante, significativo, e difatti ha avuto un clamore mediatico molto importante. Ma d'altronde l'agricoltura è sempre stata così, è sempre stata ciclica e ha sempre garantito comunque l'occupazione anche nei momenti di crisi. La stagione 2020 è partita male. Nei primi mesi dell'anno il consumo di melone si è quasi appiattito. Inizialmente quasi tutti i consumatori acquistavano delle mele e delle arance. La recessione mondiale, e noi come agricoltura mantovana siamo un'agricoltura specializzata che produce prodotti tipici e di qualità spesso votati all'esportazione su mercati ricchi, e quindi questa recessione potrebbe per noi influire in maniera negativa. Finalmente da qualche settimana a questa parte è partita veramente molto bene, il consumo è molto frizzante, la qualità del prodotto è eccezionale e quindi ci aspettiamo una stagione estiva fantastica.